Sì, accomodiamoci. Bene. Oggi, pubblico delle grandi occasioni oggi. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. Per introdurre la riflessione di stamattina, io vorrei ripercorrere rapidamente, evidentemente, un viaggio apostolico molto caro che è stato anche per certi versi al principio del percorso presinodale. Il 19 gennaio del 2018 il Papa si trovava a Puerto Maldonado, in Perù, in pieno territorio amazzonico. Era un giorno piovoso, umido, e chi c'era ricorderà che l'orario di partenza da Lima non era proprio certo per via delle condizioni climatiche un po' particolari. Ricordo la calorosa accoglienza nel Colosseo Madre de Dios e l'incontro affettuoso con la gente, venuta anche da molto lontano nel campo circostante. In quell'occasione il Papa sottolineò che cominciava lì il suo viaggio in Perù e disse: «Quanti non abitiamo queste terre, abbiamo bisogno della vostra saggezza e delle vostre conoscenze per poterci addentrare senza distruggerlo nel tesoro che racchiude questa regione». E la Chiesa si è messa in ascolto, particolarmente da quel 19 gennaio, in cui si tenne la prima riunione presinodale per addentrarsi in questo cammino sinodale che ci conduce al lavoro del sinodo che si apre nella settimana entrante. È importante notare questo inizio. Il Papa era arrivato in Perù la sera prima, accolto all'aeroporto di Lima, ma prima di incontrare le autorità del paese nel tardo pomeriggio, si addentrò volutamente prima in territorio amazzonico per incontrare questo mondo e questo popolo amato. Ed espresse il suo affetto per questo mondo, per la sua gente, nel saluto alla popolazione, in cui riprese le parole di un catechista che era intervenuto. Parlò di terra ferita ed emarginata e parlò con chiarezza di queste ferite, ma ribadì che la terra di Puerto Maldonado, dell'Amazzonia, non è terra di nessuno, non è terra orfana, ma terra della madre. In questo discorso sulle ferite della terra si inserisce certamente anche il riferimento all'ecologia umana integrale e all'enciclica Laudato Si. E forse per interpretare l'intenzione del Santo Padre nel dare inizio a questo percorso sinodale potrà essere utile tenere presenti i discorsi che fece quel giorno a Puerto Maldonado. Per chi ha letto l'intervista a Sua Eminenza che mi sta a fianco sulla civiltà cattolica, sarà nota anche una delle origini della riflessione che ha condotto il Papa alla scelta di convocare questo sinodo. Il cardinale faceva riferimento all'incontro di Aparecida, quando dice si parlò della necessità di creare un piano pastorale congiunto per l'Amazzonia. E Papa Francesca ricorda che è stato lì che lui stesso si è sensibilizzato alla sfida per l'Amazzonia. A questo aggiungerei il tema che il Papa identifica come centrale nel colloquio del sinodo fin dall'annuncio all'Angelus del 15 ottobre 2017, quando parlò dell'evangelizzazione come scopo principale di questa convocazione. In una recente intervista ha detto l'importante saranno i ministeri dell'evangelizzazione, i diversi modi di evangelizzare. Allora, nel parlare di evangelizzazione farà sempre bene per chi vuole accompagnare il lavoro dei giorni a venire alla lettura dell'Evangelii Gaudium, cito il numero 68 in particolare, dove il Papa scrive: «Una cultura evangelizzata contiene valori di fede e di solidarietà che possono provocare lo sviluppo di una società più giusta e più credente». E poi i punti seguenti parlano anche di inculturazione della fede, le sfide di un mondo immerso in un processo di urbanizzazione. Bene, a me spettava un po' introdurre questo incontro di oggi e non c'è bisogno che vada ulteriormente nel dettaglio, ma quindi forse possiamo cominciare con alcuni interventi. Il primo chiederei alla Sua Eminenza il Cardinal Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Grazie. Un buongiorno a tutte e a tutti. Saluto cordialmente tutti voi che partecipate a questa conferenza stampa in vista dell'imminente assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi sul tema Amazzonia, nuovi cammini per la Chiesa e per un'ecologia integrale che si terrà dal 6 al 27 di questo mese. Vorrei
proferire una parola di ringraziamento al Santo Padre per la recente nomina del prosegretario generale del Sinodo dei Vescovi nella persona di Sua Eccellenza Mario Grech. Proprio ieri sono venuto qui in questa sede per annunciarlo ufficialmente. Con molti di noi ci rivediamo a distanza di poco più di 3 mesi. Vi ricordate il 17 giugno scorso in questa sala si è tenuta la presentazione degli strumenti onlaborici di questo sinodo. E come è noto, esso è sostanzialmente la raccolta e la sistemazione per argomenti del materiale prodotto durante la fase della consultazione. Non è un documento pontificio. Nell'ascolto di tutte le componenti del popolo di Dio interessate al tema, e viene offerto ai padri sinodali come punto di riferimento, quindi uno strumento di lavoro, per la discussione durante i lavori dell'Assemblea sinodale. L'Assemblea speciale è una tipologia di sinodo convocata per trattare materie che riguardano maggiormente una o più aree geografiche determinate. Ma anche se si focalizza l'attenzione su un territorio specifico, ogni sinodo riguarda sempre e comunque la Chiesa universale. Per questo motivo la fase celebrativa viene tenuta qui a Roma, sede del successore di Pietro, e non in qualche luogo della regione panamazonica. A questa assemblea partecipano tutti i vescovi ordinari e ausiliari delle circoscrizioni ecclesiastiche amazzoniche o che hanno un territorio amazzonico e i presidenti delle conferenze episcopali interessate. Quindi, a differenza delle assemblee generali ordinarie e straordinarie, non si tratta di una rappresentanza parziale dei vescovi. Sono convocati tutti i presoli della regione, facendo risaltare in questo modo la collegialità caratteristica peculiare dell'istituzione sinodale. Partecipano inoltre presoli provenienti anche da altre chiese particolari e organismi ecclesiali, regionali o continentali e i capi di castero della Curia Romana che hanno una qualche competenza sul tema. Anche la loro partecipazione mette in evidenza il legame che intercorre tra l'Assemblea speciale e la Chiesa universale. È tutta la Chiesa che mostra la sua sollecitudine per l'Amazzonia, per le difficoltà, i problemi, le preoccupazioni, le sfide che in essa si riscontrano, ma anche essendo pronta ad accogliere il contributo per una esistenza migliore che da essa può giungere. I padri sinodali sono in totale 185, è stato pubblicato recentemente la lista completa. 137 di loro partecipano ex officio, tra questi 113 provengono dalle diverse circoscrizioni ecclesiastiche panamazzoniche. I capi dei dicasteri della Curia Romana sono 13. Nel numero complessivo rientrano anche i membri del Consiglio presinodale, 15 religiosi eletti dall'Unione dei Superiori Generali e 33 membri di nomina pontificia. Tra i padri sinodali allora figurano 28 cardinali, 29 arcivescovi, 63 vescovi residenziali, 7 ausiliari, 27 vicari apostolici, 10 vescovi prelati, 21 membri non vescovi tra diocesani e religiosi. Probabilmente non corrisponde al numero precedente, è un numero maggiore questo, lo voglio dire, perché ci sarà qualcuno di voi che fa il conto, dice ma non corrisponde. È perché noi abbiamo seguito l'ordo, cioè come l'abbiamo pubblicato, e ci sono dei nomi che si ripetono. Allora ecco perché qui, se ecco, il cardinale
il cardinale Schoenberg, per esempio, è presente, ma è anche arcivescovo, ecco, abbiamo messo le due cose. La regione panamazzonica, come è noto, occupa un territorio di 9 nazioni, Guyana francese, Repubblica cooperatista della Guyana, Suriname, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasile, Bolivia, Perù. Per questo motivo i padri sinodali ex ufficio appartengono a 7 conferenze episcopali, le Antille e poi le altre che corrispondono allo Stato, agli Stati. Cosicché, ecco, tra i 113 padri sinodali delle circoscrizioni ecclesiastiche in panamazzonica, 3 provengono dalle Antille, 6 dal Venezuela, eccetera. La dimensione universale della Chiesa viene espressa anche dai 33 membri di nomina pontificia, i quali provengono in special modo da paesi e zone geografiche, come ad esempio il bacino fluviale del Congo, che presentano le stesse problematiche ecologiche e anche ecclesiali, e che costituiscono uno dei più grandi ambiti richiamati nel titolo del Sinodo, per un'ecologia integrale. Partecipano al sinodo 6 delegati fraterni in rappresentanza di altre chiese, comunità ecclesiali, presenti nel territorio amazzonico, la cui presenza alimenta in noi il desiderio di poter conseguire la piena unità visibile della Chiesa di Cristo e rafforza la volontà di lavorare insieme, sicuri che lo Spirito Santo è all'opera e suggerisce percorsi nuovi per l'evangelizzazione. Di particolare rilievo è pure la presenza di 12 invitati speciali, il numero più alto finora, fra i partecipanti ad un'assemblea speciale. Chi sono? Sono grandi scienziati, specialisti nel campo dell'ambiente ed altro, naturalmente, disciplina. E appunto sono stati scelti per la loro elevata competenza scientifica in quanto membri di enti dei più svariati modi che svolgono attività di natura umanitaria o tendente alla salvaguardia dell'ambiente. Integrano il numero dei partecipanti 25 esperti designati a motivo di competenze specifiche in vari campi. Essi collaborano con il relatore generale e i segretari speciali in ordine alle tematiche che vengono trattate. E sono qui presenti Cerny e David. Gli uditori e le uditrici sono 55, tra di loro figurano specialisti e operatori di pastorale, la cui maggioranza proviene dalla regione panamazzonica, anche dai luoghi più interni. In questo gruppo ci sono 10 religiose presentate dall'Unione Internazionale delle Superiori Generali, e il numero complessivo delle religiose è superiore agli altri sinodi, a testimonianza della rilevanza pastorale e missionaria che esercitano. Tra i partecipanti a vario titolo al sinodo emerge pure la presenza di 17 rappresentanti di diversi popoli originari e etnie indigene, tra i quali 9 donne. Essi portano la voce e la testimonianza viva delle tradizioni, della cultura, della fede della loro gente e contribuiscono a delineare una conoscenza della situazione della regione panamazzonica che sia la più rispondente possibile alla realtà locale. Il numero totale delle donne che partecipano al lavoro sinodale è di 35. 2 sono inviati speciali, 4 esperti, di cui 2 suore, e 29 uditrici, di cui 19 sono suore. Come evidenziato dal titolo, il focus di questa assemblea speciale è duplice ed è stato indicato con precisione, naturalmente, dal Papa quando dice individuare nuove strade per l'evangelizzazione di quella porzione del popolo di Dio, specialmente degli indigeni, spesso dimenticati e senza la prospettiva di un avvenire sereno, anche a causa della crisi della foresta amazzonica, polmone
di capitale importanza per il nostro pianeta. E queste sono parole che ha proferito il Papa all'Angelus 15 del 1917. L'attenzione quindi si concentra sulla missione evangelizzatrice della Chiesa in Amazzonia, con al centro l'annuncio della salvezza in Gesù Cristo, e sulla tematica ecologica, data l'importanza che il territorio amazzonico riveste per tutto il pianeta. Per quanto riguarda questo secondo aspetto, l'approccio parte dalla visione di un'ecologia che non si limita a trattare le questioni guardando esclusivamente l'ambiente naturale, ma che comprenda chiaramente le dimensioni umane e sociali. Cito la Laudato Si, 137. Un'ecologia quindi che sappia tenere presente l'essenza dell'uomo, come si afferma nella Laudato Si 11. Tutto è connesso, sottolinea spesso Papa Francesco. Occorre essere consapevoli che l'agire umano non si esercita in compartimenti stagni, ma che ogni comportamento, in positivo o in negativo, che si adotta riguardo all'ambiente naturale, ha delle inevitabili conseguenze anche nell'ambito socioculturale e spirituale dei popoli e delle singole persone. Per questo motivo la difesa della terra, la difesa delle culture, la difesa della vita sono intrinsecamente intrecciate, come ha affermato Papa Francesco durante l'incontro avuto a Maldonado. Insomma, ecco, l'incontro che possiamo dire ha dato lui stesso, là, come è stato ricordato anche dal direttore di Sala Stampa, a Puerto Maldonado, ha dato il là del percorso sinodale. Tenendo conto che uno degli assi tematici del sinodo ruota intorno alla problematica ecologica, la segreteria generale ha promosso alcune iniziative con lo scopo di limitare l'inquinamento. Creta va, ma qualcosa dobbiamo fare anche noi, andiamo un po'. Inquinamento è di favorire la sostenibilità ambientale in maniera da contribuire per quanto possibile a salvaguardare la casa comune. Mi accenno brevemente. La prima in ordine di tempo riguarda l'iscrizione dei partecipanti. È stata adottata la procedura informatica. Dicevo, è naturale. Prima si mandavano le lettere. E quindi a carta, tutto informatico e online. Questa nuova prassi quindi ha velocizzato tutto. Vi è inoltre una particolare attenzione a limitare il più possibile l'uso della plastica. Per questo, per esempio, durante il sinodo, noi, cose molto semplici, i bicchieri, la borsa anche, che saranno tutte, diciamo, in favore dell'ambiente, cioè non inquineranno, e quindi questo io vorrei che, ecco, dare un segno, o vogliamo dare un segno perché anche altre istituzioni lo facciano. Questo, ecco. La carta utilizzata per esempio per i documenti che verranno distribuiti ha il maggior numero di certificazioni di provenienza di filiera di lavorazione, quindi si può anche. Ci si augura che il sinodo possa rispondere a quanto enunciato nel suo titolo, individuando nuovi cammini per favorire in Amazzonia l'annuncio di Gesù Cristo, Redentore di ogni uomo, e indicare modalità attuabili per la salvaguardia e la cura dell'ambiente umano e sociale. Ringrazio tutte e tutti per questa attenzione, sono stato un po' lungo, però credo che era necessario darvi questa informazione circa un evento che interessa la vita della Chiesa e delle popolazioni amazzoniche in questo mese di ottobre. Molte grazie. Grazie a lei, Eminenza, e la ringrazio anche per questa disamina dei paesi e dei partecipanti coinvolti nel prossimo sinodo e anche delle energie investite nella preparazione del sinodo anche dal punto di vista della solidarietà ambientale. E do la parola a Sua Eminenza il Cardinal Claudio Hummes, che è Arcivescovo Emerito di San Paolo, Presidente della Rete Ecclesiale Panamazzonica e Relatore Generale del prossimo Sinodo. Prego, Eminenza. Vou falar in portoghese, parlo in portoghese.
Quero saudar a todos, os senhores, as senhoras, sobretudo os membros dessa mesa. O sínodo especial dos bispos para a Amazônia, que deverá começar no próximo dia 6 de outubro aqui no Vaticano, convocado pelo Papa Francisco, tem como tema Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. O contexto amplo do sínodo é a grave e urgente crise socioambiental, de que fala a Laudato Si. A crise climática, ou seja, o aquecimento global pelo efeito estufa, a crise ecológica, em consequência da degradação, contaminação, depredação e devastação do planeta, em especial na Amazônia, nesse caso, e a crescente crise social, de uma pobreza e miséria gritante que atinge grande parte dos seres humanos. E na Amazônia, atinge especialmente os indígenas, os ribeirinhos, os pequenos agricultores e os que vivem nas periferias das cidades amazônicas e outros. Mas a Laudato Si alerta, dizendo, hoje não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social. Uma abordagem ecológica deverá ser também sempre uma abordagem social, a pobreza, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. É o mesmo clamor, escutar. Não há duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma única e complexa crise socioambiental. As diretrizes para a solução requerem, portanto, uma abordagem integral, uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza, da criação, porque tudo está interligado. Já no anúncio do sínodo, em outubro de 2017, o Papa indicava pontos fundamentais deste sínodo. Ou seja, na Amazônia, ele dizia, na Praça São Pedro, na Amazônia, é encontrar novos caminhos para a evangelização, novos caminhos para a evangelização daquela porção do povo de Deus, sobretudo dos indígenas, muitas vezes esquecidos e sem a perspectiva de um futuro sereno. Também por causa da crise da floresta amazônica, pulmão de importância fundamental para o nosso planeta. Portanto, grandes temas. Novos caminhos é um grande tema. Novos caminhos. Evangelização. Indígenas. Floresta. Grandes temas, e que está tudo interligado.
Tudo isso foi sintetizado depois no atual tema do sínodo, que é Amazônia, dois pontos, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Trata-se, como já disse Cardinal Baldisseri, trata-se da missão da Igreja na Amazônia, a missão da Igreja na Amazônia. Evangelizar, isto é, anunciar Jesus Cristo e o seu reino. E, consequentemente, cuidar da casa comum. No fundo, trata-se de cuidar e defender a vida, tanto de todos os seres humanos, especialmente os indígenas que ali vivem, quanto da biodiversidade. Jesus disse em João 10:10, ele disse: "Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância." Nesse contexto, é importante o que o Papa Francisco chama de ecologia integral, para dizer que tudo está interligado. Os seres humanos, a vida comunitária e social e a natureza. Tudo está interligado. O que se faz de mal à terra acaba fazendo mal aos seres humanos e vice-versa. Por isso, há necessidade de uma conversão ecológica, inspirada em São Francisco de Assis. Diz o Papa na Laudato Si, diz, trata-se de propor uma sã relação com a criação como dimensão da conversão integral da pessoa. Em primeiro lugar, implica gratidão e gratuidade, ou seja, um reconhecimento do mundo como dom recebido do Pai. O mundo, o planeta e o universo são um dom recebido do Pai. É preciso reconhecer. Isso implica gratidão e gratuidade. Implica ainda consciência amorosa, de não estar separado das outras criaturas, mas de formar com os outros seres do universo uma estupenda comunhão universal. Laudato Si, 220. E a Laudato Si continua. Isso enriquece esta conversão ecológica, a consciência de que cada criatura reflete algo de Deus. E tem uma mensagem para nos transmitir. Cada criatura tem uma mensagem a nos transmitir. Ou também enriquece esta conversão ecológica a certeza de que Cristo assumiu em si mesmo este mundo material através da encarnação. Cristo assumiu em si mesmo este mundo material em seu corpo. E agora, ressuscitado, habita no íntimo de cada ser. O Cristo ressuscitado habita no íntimo de cada ser, envolvendo-o com o seu carinho e penetrando-o com a sua luz. E ainda, o reconhecimento de que Deus criou o mundo. Obrigado pela atenção. Grazie a lei, Eminenza. Grazie anche per aver posto alla nostra attenzione l'urgenza di questo evento
e del contesto in cui nasce dal punto di vista ecclesiale e ambientale, perché le crisi umane, sociali, ambientali chiedono alla Chiesa anzitutto una risposta di fede ed ecclesiale, in questo senso un'ecologia umana integrale. Chiederei adesso, passerei ora la parola a Sua Eccellenza Monsignor Fabio Fabbene, sottosegretario del Sinodo dei Vescovi. Buongiorno a tutti. Come è noto, la Costituzione Apostolica Episcopalis Communio prevede come prima tappa del cammino sinodale la fase preparatoria. Già in occasione della presentazione dell'Instrumentum Laboris, che conclude questa fase, sono state presentate le iniziative che hanno portato alla redazione del documento. Ad essa è seguito un periodo di approfondimento dell'Instrumentum Laboris attraverso una serie di attività svolte in diversi luoghi, anche attraverso gli organismi episcopali competenti. Ne ricordo alcune: le assemblee presinodali sull'Instrumentum Laboris nelle diverse conferenze episcopali, il simposio teologico della REPAM tenutosi a Roma a fine giugno, l'incontro delle equipe itineranti a Manaus in Brasile, molteplici seminari virtuali e riunioni locali. Particolarmente significativo è stato l'incontro sul Sinodo amazzonico che il SELAM ha tenuto in Colombia il 6 e 7 settembre scorso. Alcuni di voi poi hanno forse partecipato a qualcuna delle visite nei territori amazzonici organizzate per i giornalisti. Il percorso sinodale è stato accompagnato dalla preghiera di tutti coloro che sono stati coinvolti. In particolare si segnala l'iniziativa 40 giorni attraverso il fiume, navigando insieme, la buona notizia di Dio verso il sinodo amazzonico, un cammino di ascolto della parola di Dio e di preghiera diffuso anche attraverso i social. Siamo ormai alla vigilia dell'inizio della fase celebrativa, che è il vero e proprio sinodo. Tenendo conto che siamo di fronte ad un'assemblea speciale, come ha rilevato il Cardinale Baldisseri, i lavori seguiranno una metodologia che rispetto ai sinodi precedenti è stata parzialmente rinnovata per affrontare in maniera maggiormente sistematica la specificità degli argomenti da trattare. I lavori saranno introdotti da una relazione del segretario generale che illustrerà il percorso sinodale. Ad essa seguirà la relazione del relatore generale, il cardinale Hummes, che presenterà i contenuti emersi durante la fase preparatoria e tratteggerà gli argomenti principali per la discussione in aula e nei circoli minori. Non si seguirà la triplice divisione delle parti in vedere, giudicare, agire, ma questo metodo si ritroverà nei vari temi in discussione. L'intervento in aula dei padri sinodali, degli uditori, delle uditrici, dei delegati fraterni e degli invitati speciali avranno la durata di 4 minuti. Al termine delle giornate, in cui si tengono le congregazioni generali, ci sarà un tempo per gli interventi liberi dei padri sinodali. I circoli minori presenteranno i loro contributi che, insieme agli interventi in aula, permetteranno al relatore generale, coadiuvato dai segretari speciali, di elaborare il primo progetto del documento finale del sinodo. Dopo che questo sarà sottoposto all'aula, proporranno emendamenti per la stesura finale che sarà votata dall'Assemblea. Riguardo alla comunicazione durante il sinodo, essa è affidata al Dicastero per la comunicazione. Ogni giorno ci saranno i briefing coordinati dal prefetto del Dicastero per la comunicazione e dal direttore della sala stampa della Santa Sede. Come già altre volte, interverranno quotidianamente alcuni padri sinodali e altri partecipanti all'assemblea speciale. Le reti sociali di Vatican News e della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi contribuiranno alla diffusione delle notizie sui lavori sinodali. Sarà attivo anche l'hashtag Cancelletto Sinodo Amazzonico in diverse lingue per avere un'informazione adeguata sul sinodo.
I padri sinodali, a titolo personale, potranno concedere interviste fuori dell'aula sinodale. Come negli ultimi sinodi, gli interventi in aula non verranno pubblicati ufficialmente nel bollettino della sala stampa. Saranno invece rese pubbliche le relazioni dei circoli attraverso la sala stampa della Santa Sede. Grazie. Grazie a lei, Eccellenza. Grazie per averci illustrato anche in brevi tratti il cammino che ci porta fin qui e anche le modalità in cui si celebrerà il sinodo che si sta aprendo. E prima di dare avvio alle domande, due parole su uno. Avrete notato alla destra e alla sinistra del tavolo dove ci troviamo due opere, o meglio un'opera e alcune opere. Allora, l'opera questa alla mia destra si tratta di un'opera commissionata dalla Biblioteca Apostolica Vaticana a un artista brasiliano in occasione di questo sinodo per l'Amazzonia. Si tratta di una stampa a getto d'inchiostro permanente. Il titolo è Tree of Life, un albero che abbraccia una miriade di altri alberi e persone tratte dalle opere che sono custodite nella Biblioteca Vaticana, su uno sfondo che dà l'impressione di essere costituito da spesse pennellate, anch'esso illuminato dal sole, che ci ricorda l'ambiente in cui ci muoveremo nei prossimi giorni. Quest'opera è qui oggi, poi sarà ospitata anche nell'aula del Sinodo, e quindi potrete vedere, la vedete oggi, la vedrete anche nei prossimi giorni, tornerà anche in sala stampa in occasione dei briefing, quindi e questa è una cosa. Invece alla mia sinistra sono dei vasi, delle ceramiche Scipibo, delle collezioni etnologiche dei Musei Vaticani, e rappresentano una rarissima testimonianza della cultura e dell'arte di un gruppo etnico particolare che abita ancora oggi nelle regioni dell'Amazzonia e peruviana centrale. Allora, su entrambi questi su queste opere invieremo alla fine della conferenza stampa alcune informazioni più dettagliate, in modo che sappiate esattamente che cosa c'è nella sala conferenze oggi. E la seconda cosa che mi preme dire è che per questa occasione del sinodo la sala stampa della Santa Sede ha previsto un'altra metodologia di accredito, che è l'accredito a distanza. Quindi anche giornalisti che si trovassero impossibilitati a raggiungere Roma per poter seguire i lavori del sinodo potranno seguire i briefing, fare domande anche a distanza nei briefing e ricevere la documentazione utile per poter preparare il proprio lavoro, che è un modo per allargare per quanto possibile l'accesso alla comunicazione relativa al sinodo anche a persone, giornalisti, che in precedenti occasioni non hanno potuto farlo. Allora, detto questo, lascio chiaramente il campo aperto per le domande da parte dei giornalisti. Bene. Allora, cominciamo forse con la Razón. Buongiorno, Ismael Monzón, scrivo per il giornale spagnolo La Razón. Vorrei chiedere, avete parlato che la evangelizzazione nei popoli amazzonici è uno dei principali temi, quindi vorrei sapere qual è la situazione lì in queste zone, quindi a livello di sacerdoti, qual è la situazione e quanto pesano anche altre confessioni cristiane. E poi avete detto che la presenza delle donne è la più grande in confronto con altri sinodi, ma alcune donne stanno chiedendo anche il voto per questo sinodo. C'è qualche sviluppo in questo senso? Grazie. Io forse orienterei la prima domanda a Sua Eminenza il Cardinal Hummes, sì, che magari può raccontarci qualcosa della situazione effettivamente. La situazione della Chiesa in Amazonia não é recente. A Igreja está na Amazônia brasileira e nas outras Amazônias, os nove países, ao menos há quatro séculos. A Igreja está ali há quatro séculos. Talvez, sobretudo, eu falo da Amazônia brasileira. A Igreja faz parte da história e da identidade também já dessa história da Amazônia. E
quando si parla d'Amazonia non si può lasciare di parlare della presenza della Chiesa Cattolica nesta storia. Ma recente, houve sim, già no passato, mais ou menos recente, também a presença e a evangelização de outras igrejas cristãs, seja históricas, muitas vezes também acompanhando os seus próprios imigrantes a essa região, por exemplo, luteranos, anglicanos, enfim. Mas também as igrejas mais recentes, as comunidades de igrejas mais recentes, pentecostais e neopentecostais, estão muito presentes ali na Amazônia. A igreja, eu sempre digo isso e estou convencido, a igreja ali tem feito uma história heróica. Em primeiro lugar, por causa das grandes dificuldades da região. No passado, maiores, claro, ainda do que hoje. Nesses 4 séculos, houve muitos mártires, tanto da igreja como também de outros defensores, seja dos direitos daqueles povos, sobretudo indígenas, como também, entre aspas, os direitos da terra. Então, muita gente já morreu e muitas ainda estão ameaçados também, constantemente. Nós vemos ainda constantemente sendo assassinados pessoas que defendem, seja os próprios indígenas, seja missionários de qualquer uma das religiões. Sabemos também que dentro desse quadro não podemos esquecer, e hoje mais do que nunca, de que os próprios indígenas são de muitas culturas diferentes, embora tenha também, digamos, muitas coisas em comum essas culturas, mas há uma diferenciação. Tem suas espiritualidades, também tem sua história religiosa. Eles também, Deus esteve sempre presente na história deles e de alguma forma se comunicou com eles, de alguma forma misteriosa, se comunicou também com eles, porque eles também são filhos e criaturas dele. E Deus sempre tem uma relação amorosa com as suas criaturas, mesmo com aquelas que viram as costas a ele, também ali. Então, Deus esteve presente sempre, também na história desses povos. E isso também, hoje, mais do que nunca, nós e a igreja percebe ali a necessidade de, por isso também, de inculturar a fé cristã dentro das culturas indígenas e de toda aquela população que, de alguma forma, tem ligação com os indígenas, como também isso exige o diálogo interreligioso. Hoje, nós estamos muito convencidos que é preciso fazer... A evangelização tem que passar também através do diálogo interreligioso, ou seja, com as espiritualidades específicas daqueles povos. Também um diálogo ecumênico, porque estão presentes mais, além da Igreja Católica, outras confissões cristãs. E também, afinal, um diálogo com todos aqueles que talvez não tenham religião específica e, no entanto, também trabalham para o bem e com a boa vontade e pelo bem dessa região, pela defesa dessa região. Então, a igreja, de fato, está nisso. É verdade que ela, hoje, e como sempre, foi uma igreja pobre, não tem muitos recursos materiais, muito menos do que seria necessário normalmente. E essas igrejas sempre têm dito isso, sobretudo no Brasil, porque as igrejas da Amazônia brasileira, as missões não estão ligadas à congregação para a evangelização dos povos. Porque existe um velho estatuto no Brasil. Os outros vicariatos, sim. Então, também, em termos de recursos materiais, sempre teve que ser visto de outra forma como conseguir esses recursos materiais. E essas igrejas, com razão,
estão pedindo também uma outra solução nesse sentido. E também uma falta de recursos humanos, sobretudo de ministros ordenados. E essa falta de ministros ordenados faz com que talvez 70 para 80% das comunidades do interior do Amazonas, brasileiro no caso, estou falando brasileiro, praticamente tem muita pouca vida sacramental, fora o batismo e talvez o matrimônio. Eles têm sim a palavra de Deus, que é, de muitas formas os catequistas vão, e os missionários, e os padres, e os bispos, enfim, os prelados, vão realmente exercendo cada vez mais fortemente essa catequese. Mas uma catequese que não tem uma fé, uma palavra de Deus, que precisaria dos sacramentos para ter a força de ser levada à prática. E esses sacramentos faltam, há um salto entre a palavra e a prática, a caridade, a misericórdia, tudo isso. Falta o auxílio dos sacramentos, porque os sacramentos são meios para praticar a palavra. Só que se os sacramentos não estão aí, então resta a oração e talvez algum outro meio, mas faltam os meios mais importantes. E dentro desses meios mais importantes, todos nós sabemos que a Igreja Católica indica a Eucaristia. Então, muito poucos têm a Eucaristia, a celebração da Eucaristia. E isso tem a ver com aquilo que o Papa João Paulo II dizia, que a Igreja vive da Eucaristia e a Eucaristia edifica a Igreja. E falta a Eucaristia. Isso não é de 10 anos para cá, 20 anos para cá. Não, isso dura. Você vem de muito longe, em que não existe essa possibilidade, por falta de ministros ordenados que possam celebrar. Então, temos aqui toda uma grande questão de procurar caminhos, novos caminhos, para levar a Eucaristia para a vida das nossas comunidades. Enfim, a situação da Igreja ali, talvez em poucas palavras sintéticas, é esta. Obrigado. Chiederei se a sua sì. Una sola domanda. La presenza delle donne in questo sinodo è molto alta, anche donne del mondo indigena, proprio perché si tratta di un sinodo speciale. Vorrei dire che nella Costituzione Apostolica Episcopale Communio si dice questo, che la designazione dei membri e degli altri partecipanti a ciascuna assemblea avviene a norma del diritto peculiare, e in questo senso si può dire che il sinodo speciale ha le sue peculiarità. Allora, ci sono due documenti. C'è il documento episcopale communio, che afferma a proposito dell'assemblea, che dice che sono quelli previsti dal codice 346. E sono membri, vescovi e in minoranza altri chierici. Questa è la norma. Questa è quello che è stato recepito nel documento episcopale comune. Poi dice, secondo il tema e le circostanze possono essere chiamati, questa è la parola di lettura importante, chiave, all'assemblea del sinodo anche alcuni altri che non siano insigniti, che non siano insigniti del munus episcopale, il ruolo dei quali viene determinato di volta in volta dal Romano Pontefice. No, qui non si parla che sanno che il Papa è, ecco, chiamati non membri. Chiamati possono essere i membri,
e uditori, esperti, delegati fraterni, come in questo caso in particolare, gli invitati speciali, sono chiamati dal Papa. Vorrei anche sottolineare che, essendo il Sinodo un organismo non di diritto divino, ma è di diritto ecclesiastico, cioè, e quindi la prima cosa è quella di stare alla legge e alla norma che è stata stabilita. E questa norma, il codice di diritto canonico, che è poi firmata dal Papa, l'Episcopale Scommunio, pure è il Papa che la determina. Allora, qui diciamo dal documento, e anche vorrei aggiungere un altro, quello che riguarda le istruzioni del, voi sapete che i documenti della Santa Sede hanno, come dire, la prima parte, che è quella che presenta il documento e dice qual è la sostanza, il fondo teologico, e poi c'è la parte, ci sarà un altro documento, le istruzioni in concreto. Che cosa dicono le istruzioni? Che sono naturalmente approvate dal Papa, quindi volute da lui, che riguardo ai membri, l'articolo 6 dice: alle singole assemblee partecipano anche i membri, vescovi o chierici appartenenti a istituti di vita consacrata o anche altri chierici esperti nominati dal Romano Pontefice fino al 15%, eccetera. Allora, è chiaro che vorrei dire qualcuno, chi sono questi altri? Possono essere uomini, donne, possono essere... Ecco perché c'è discussione. Il Papa ha confermato, cioè ha detto che la composizione di questo sinodo deve essere in questa forma. Noi come segreteria generale presentiamo al Papa, facciamo una ricerca sui nomi, presentiamo anche quello che è la nostra storia recentissima dell'istituzione, presentiamo l'elenco che noi abbiamo fornito, per dire, l'anno scorso, proprio anche secondo i criteri, e lentamente sono stati questi capitoli riempiti, ma secondo quello schema che è classico: membri, uditori, uditrici, esperti, segretari, delegati fraterni e invitati speciali. Poi l'inserzione di questi, cioè la composizione di ciascuna di queste parti è stata presentata al Papa, e il Papa ha deciso quello che voi avete detto, che avete naturalmente nelle vostre mani quando è stato pubblicato. Quindi l'interpretazione delle norme attuali, episcopali e comunio, e l'esecuzione e l'istruzione è dovuta a Sua Santità Papa Francesco. Qualcuno mi potrà dire? Posso dire, beh, l'anno scorso c'è stato fra i padri sinodali, diciamo, anche due religiosi non sacerdoti, che non appartengono all'ordine, o vescovi o chierici, sempre religiosi. Bene, l'anno scorso noi abbiamo chiesto al Santo Padre, ma sì, ci sono questi due presentati dall'Unione Internazionale dei superiori generali, avevano inserito questi due. Il Santo Padre ha detto: deroghiamo per questi due la norma generale. Quest'anno è stato inserito uno invece che due, e tutto è terminato così.
Chiaro, si può discutere, se tutti potranno dire la propria cosa, la propria opinione, però questi sono i dati e i termini. Quindi io credo che dobbiamo stare alle norme e allo stesso tempo all'interpretazione di queste norme da parte del Santo Padre. Grazie Eccellenza. E altre domande? Il Signore qui in seconda. Grazie, buongiorno. Sono Felipe Dominguez del sito G1 Globo del Brasile, quindi faccio la domanda in portoghese, approfittiamo. Don Claudio, uma das formas, né, de preservar a Amazônia é a demarcação das terras indígenas e de a criação de reservas, né, florestais, parques nacionais, etc. E hoje parece que essa é uma das principais formas por causa da grilagem, né? Quando a invasão das terras, o desmatamento, as queimadas, para depois revender essas terras de alguma forma. Então, a demarcação das terras impede que isso aconteça. E parece que a questão indígena vai estar muito central no sínodo. Então, a minha pergunta é se a Igreja tem uma posição clara sobre a demarcação de terras e que tipo de atividade econômica pode se fazer nessas terras, né? Que também é outra pressão que vem sendo feita para que essas terras sejam entrem no ciclo comercial habitual. É isso, obrigado. Grazie. Allora, parlerò in italiano. Sì. Sì. Sì, la questione della demarcazione delle terre è fondamentale, noi sappiamo per gli indigeni è fondamentale. E anche queste riserve, queste infine geograficamente determinate, delimitate, sono importantissime per la preservazione della foresta amazonica. Devo dire, senz'altro, che la Chiesa non è competente in soluzioni tecniche. Allora, non è in questo il sinodo non entrerà in determinazioni tecniche. Il sinodo cercherà di presentare principi che devono orientare quello che cercano e determinano queste soluzioni tecniche, senz'altro, sì. E sì, nel momento abbiamo sentito che in Brasile soprattutto per ora non ci sarebbero nuove demarcazioni. Anche la questione della grillage di terre, tutta questa forma può essere illegale, alle volte anche legale, però senz'altro pregiudiziale all'ambiente e a tutta questa questione della crisi climatica e ecologica del pianeta, perché si tratta qui di questo, anche la vocazione, diciamo, la missione, il compito dell'Amazzonia, dell'Amazzonia di essere anche un equilibrio per il pianeta, aiuta a questo equilibrio ecologico. Allora, su tutto questo io credo che il sinodo dovrà sì dare le orientazioni, i principi soprattutto, però anche soprattutto non un sinodo che dice fate voi, ma il sinodo appellerà ai propri sinodali che voteranno, che loro stanno votando quello che loro devono fare poi in pratica, sì. E questo sarà molto importante, non si parla per gli altri, voi dovete fare, no. Noi dobbiamo farlo e come chiesa missionaria, aperta al dialogo, però se non c'è dialogo sarà necessario di altre forme denunciare quello che è sbagliato e indicare come cammini di soluzione, perché non basta denunciare il male, è necessario anche di indicare cammini nuovi per soluzioni. Io credo che è in questa direzione che questo andrà
Io sono fiducioso, penso che si troverà sempre di più questi cammini, perché anche perché, ripeto, è una questione della crisi mondiale. Noi abbiamo una crisi grave, grave, gli scienziati lo dicono, e urgente. Non c'è di dire, no, lo facciamo fare da un governo in 20 anni fa, in 20 anni avanti. No, è necessario farlo oggi. Più tardi, troppo tardi. Grazie. Edward, ladies first. Diane, please. E Diane Montagna, LifeSite News. Scusate l'italiano, una domanda per i cardinali. Due domande in realtà. Come sapete, ci sono tanti critici del documento dell'Instrumentum Laboris. I cardinali, vescovi, esperti, teologi, eccetera, hanno criticato l'Instrumentum Laboris anche, per esempio, quel forse il più noto di cardinali Walter Brandmüller, che dice che contiene eresia e che è anche vicina all'apostasia. Come rispondete a questi critici? Perché è molto importante. Poi c'è la, è probabile, forse per cardinale Humes, però anche per cardinale Baldisseri, è probabile che il celibato cambierà con questo sinodo. E che cosa farete se i vescovi tedeschi cercano di introdurre queste eccezioni nel loro paese? Grazie. Sì, forse può cominciare. Grazie della domanda, perché anch'io sono al corrente, non è che non leggo le news. E spero che non sono fake news, sono news, nel senso che i social sono una espressione contemporanea di grande importanza, perché tutto si può conoscere. Vorrei anche però dire una cosa in più, che sono capaci sì di diffondere una situazione oppure delle informazioni che sono globali, ma molte volte io noto anche in televisione che se c'è una pozza d'acqua a Roma è venuto un temporale e che pare ci sono due macchine che sono rimaste inceppate, si dà la colpa e sembra che tutta Roma sia ferma. Allora ecco perché bisogna tenere presente questo. Ci sono le critiche sull'Instrumentum Laboris. In primo luogo vorrei dire che l'Instrumentum Laboris non è un documento pontificio. È la raccolta alla base delle domande, delle questioni loro, cioè i popoli amazzonici, nel senso vasto della parola, si sono espressi. E queste espressioni sono state raccolte, ma guardate, non con un'assemblea. Ben 170 assemblee in totale e altri forum. Quindi i vescovi ascoltano. Io credo che forse è la prima volta che veramente i vescovi, quindi i responsabili diretti della, siamo tutti responsabili nell'ambito della Chiesa, diretti quindi dell'evangelizzazione, ascoltano il popolo. E noi dobbiamo registrare questo. È stato registrato, infatti, l'Instrumentum Laboris alla base, e dire 2 anni di preparazione, non sono passati così andando al bar. 2 anni di preparazione. E questa è la sintesi. Allora io dico, se c'è un cardinale o c'è un vescovo che non è d'accordo e che vede che ci sono
dei contenuti che non corrispondono, lo vedo, corrispondono secondo la... Bene, intanto io direi che è necessario ascoltare e non giudicare, perché non è un documento magisteriale. Questo è soltanto, per dirvelo subito, è un documento di lavoro che sarà dato ai padri sinodali, oltre che averlo diffuso prima, e che sarà la base per poter cominciare i lavori e costruire da zero il documento finale. Si chiama anche documento martiriale, diciamo noi, cioè non è che sarà sarà emendato e seguirà esattamente, ma per niente. Queste sono indicazioni di lavoro, perché dobbiamo avere anche una carta in mano, e per cui ecco che cominciamo questo lavoro. Che poi ci siano le critiche, più o meno, che diano giudizi, non credo che sia opportuno che si debba dare un giudizio su un documento che non è un documento pontificio. Non è. Allora si può esprimere la propria opinione, certo. Questo per me non va, c'è questo, c'è quello e l'altro. Però non deve nemmeno, come dire, sorprendere. Nella Chiesa, attualmente più che nel passato, c'è libertà di espressione anche nell'ambito dei dirigenti o di chi è responsabile, a partire dai cardinali, vescovi. C'è libertà di espressione. Ciascuno poi risponde alla propria coscienza, al suo modo di vedere, dinanzi prima di tutto al Padre Eterno, perché è Lui che ci guida, ma poi dinanzi all'opinione pubblica. Se crede che la persona ti fa bene, benissimo, si esprima. E le critiche sono buone, nel senso che possono far vedere certi elementi che, e quindi ecco, avanzare nei lavori prossimi con queste allerta che ci sono, che hanno e che possono contribuire veramente a fare un lavoro ben fatto e nella linea della Chiesa. Tenete presente che anche il documento finale votato dall'Assemblea, siccome l'Assemblea ha una dimensione consultiva e non declarativa, diciamo, che possa essere, è consultivo. Tutto il lavoro che noi facciamo è per aiutare il Santo Padre alla fine del percorso, affinché lui stesso decida per una istruzione, per una lettera apostolica post-sinodale. Quello sarà il documento finale. Quindi immaginate, questo è il sinodo si è svolto in 2 anni, la preparazione, un documento per preparatorio, il secondo documento instrumentum laboris, il terzo documento è documento finale dell'Assemblea, e il quarto documento, come sempre, è quello definitivo e firmato dal Papa. Chiederei anche a Sua Eminenza il Cardinale Lorenzo di completare. Sì, io sono d'accordo con quello che dice Cardinale Baldisseri. Vuole soltanto sottolineare prima di tutto che questo strumento di lavoro che sta lì non è un documento, come dice, del sinodo, è per il sinodo e è la voce della chiesa locale, è la voce della chiesa dell'Amazzonia che sta lì, della chiesa, della gente, della storia e della propria terra, anche la voce della terra. Vuol dire, la Chiesa ha voluto ascoltarli, li ha invitati a parlare,
loro hanno parlato. E questo non è una ficzione, la Chiesa non l'ha fatto per farlo, però poi lo ignora. No, se l'ha fatto è perché vuole ascoltare sul serio. Questo è il cammino sinodale, ascoltare sul serio. E io alle volte in Brasile dicevo così, che quando si vedono per esempio inchieste sociali, che queste istituzioni professionali che fanno inchieste sociali, in Brasile per esempio Ibope o Datafolia, si dice loro hanno sentito 3.000 persone in tutto il Brasile. Noi diciamo, ah bene, è una buona amostra, e perciò deve essere, avere un peso di verità. Noi abbiamo ascoltato 80.000 persone sono state ascoltate, non 2.000, 3.000, che io dico hanno un valore già sensato. Tutti noi sappiamo che hanno queste inchieste sociali, hanno valore veramente, però dire che non abbiamo dati o cose del genere, noi abbiamo sentito circa 80.000 persone. Allora è la voce della Chiesa, della gente, di tutti quelli che volevano di una o l'altra forma esprimersi su questo. E il Papa Francesco ha sempre sottolineato che dobbiamo ascoltare davvero, non come fare, come se, però poi signora. No, ascoltare davvero. Certo che abbiamo da illuminare questo, abbiamo da insieme lavorare in termini di soluzioni. C'è la luce di ambe due le parti, c'è la luce che si trovano. Però non può essere un conflitto. E alla fine, questo che lui ha detto anche molte volte a forma, alla fine anche quelli che adesso si pronunciano criticamente o con recezione, alla fine tutti, dopo il sinodo, sarà con Petro e su Petro. Si spera che tutti noi saremo insieme con Petro e su Petro, anche quelli che oggi esprimono opinioni diversificate. Grazie. C'era la domanda anche su... Sì. Sul dibattito tedesco. Se dovesse emergere. È un lavoro che si vedrà nei prossimi... Beh, nell'istrumento Laboris avete visto che c'è un accenno, perché è il popolo consultato, 80.000 persone, che parlano al numero 129 dell'istrumento Laboris. Questa circoscritta, precisa, quello che dice qua il 129, che naturalmente, dato che esiste, sarà preso in considerazione, verrà fuori nella discussione all'interno dell'Assemblea. Infatti si passa, e qui chiaramente si dice, affermando che il celibato è un dono per la Chiesa, eccolo qua, si chiede, cioè il popolo, quelli che noi abbiamo, che l'80.000, ma non tutti, non voglio dire quelli, c'è un grande numero che dice, si chiede che per le zone più remote della regione si studi, le parole sono pesate, si studi la possibilità di ordinazione sacerdotale di anziani, preferibilmente indigeni, rispettati e accettati dalla loro comunità, sebbene possano avere già una famiglia costituita e stabile, al fine di assicurare i sacramenti di cui stava parlando il cardinale Holmes, che accompagnano e sostengono la vita cristiana. Sta nell'istrumento Laboris. Quindi i padri sono liberi di esprimersi all'interno, di discutere e di fare delle proposte.
Come? Ne abbiamo già avute due. Ma i vescovi tedeschi sono una conferenza episcopale, ci sono 114 conferenze nel mondo. Quindi, come si è detto, anche come le persone si esprimono, si può esprimere anche una conferenza episcopale, non so in che forma, ma o quello è. Quindi non è la Chiesa. Fanno parte della Chiesa e si stanno esprimendo come tanti cristiani, come qualche cardinale o altri cardinali si esprimono, niente di più. Bene, Signore, prima qui. Buongiorno, mi chiamo Lucas Ferraz, scrivo per il giornale brasiliano Valore Economico. Volevo sapere, tra i paesi amazzonici, il Brasile è l'unico che il governo ha manifestato chiaramente un fastidio col sinodo, eppure ha detto che il sinodo è una invasione della sovranità brasiliana per la discussione sull'Amazzonia. Volevo sapere come la Chiesa può affrontare una situazione così, che il governo brasiliano ha proprio messo la Chiesa come un nemico, diciamo. Sicuramente conosce la situazione meglio di noi. Sì, spero non essere sospetto per essere brasiliano. Sì. Sì. Sì, davvero, quello che è stato detto in pubblico, non c'è nessuna illazione che qualcuno ha fatto, ma è stato detto in pubblico da parte di agenti del governo, nel primo momento di forte critica al sinodo e a tutto il lavoro che si faceva, e che il governo monitorerebbe questo lavoro che sta facendo. E poi c'è stato anche questo pronunciamento dei generali che sono nel governo, e questo io credo che in parte ha superato, perché abbiamo avuto incontri, anche cercato di spiegare. Io sempre dico che la miglior forma è il dialogo, di sentire ambedue le parti, infine. Noi abbiamo continuato a lavorare normalmente, e sempre, claro, dentro di questo che è lo spazio che si dà alle religioni, alle chiese, alla Chiesa Cattolica, nella Costituzione brasiliana, lo spazio di libertà religiosa e di attuazione, allora, anche religiosa, e anche lo spazio che ci dà l'accordo Santa Sede Brasile, questo anche a legge in Brasile. Allora noi lavoriamo in questo spazio, ovviamente che sono esperienze diverse. La Chiesa ha un tipo di esperienza nell'Amazzonia, e il governo, diciamo, lo Stato ha un'altra esperienza diversificata, e anche i militari, che sempre, anche da molto tempo, soprattutto credo dopo gli anni 50, infine, hanno una presenza anche abbastanza grande nell'Amazzonia, hanno una esperienza sotto la loro visione. Però non si può dire che la Chiesa non abbia dati, non abbia informazioni. Noi siamo lì, noi non siamo venuti lì, la Chiesa è là e non viene di fuori, diciamo così. Allora noi rivendichiamo questo, che anche noi abbiamo una esperienza reale e vera di quello che è l'Amazzonia e le sue necessità. Bene. La sovranità
E questo è stato spiegato molto, perché quando questo è venuto fuori, noi abbiamo avuto una grande... era già qualcuno avevano detto questo personalmente, pubblicamente, nella stampa, però c'è stata una grande assemblea dei vescovi brasiliani dell'Amazzonia di preparazione prossima di questo sinodo. Siamo stati riuniti a Belém e lì è stata fatta anche una dichiarazione scritta e pubblicata di che per noi la sovranità è intoccabile per la Chiesa in Brasile. La sovranità è intoccabile. Questo non vuol dire che, no, che le altre, il mondo, il resto del pianeta non ha niente da dire su questo. Questa è un'altra cosa. Però il proprio paese che amministra e deve essere aperto a sentire gli altri. Però la sovranità anche per noi è intoccabile, senz'altro. Grazie. Bene. Buongiorno, Josenir Detone, programma Conteúdo Amazônia, Amazônia Brasil. Cardeal Umes, a Amazônia brasileira está repleta de participação feminina na igreja. Este é um tema que também tem gerado bastante polêmica. Eu gostaria de saber do senhor se a igreja na Amazônia está preparada para discutir com coragem uma maior participação feminina. Coraggio non manca alla Chiesa, no? La Chiesa non ha paura, soprattutto perché si fida allo Spirito Santo che la guida e dobbiamo essere attenti a Lui, allo Spirito Santo, e Lui ci dice che dobbiamo essere attenti alle voci della gente e della terra, sullo Spirito lo dice. Allora, in questo senso, io credo che sta bene. E lei domandava sulla... ripeta la... Sulla presenza delle donne. Ah sì, la presenza delle donne, sì. Ecco. Questo anche lo strumento del lavoro lo sottolinea molto. Veramente le donne fanno un lavoro eccezionale, grande, straordinario e ben fatto. In tantissime comunità le dirigenti sono donne, o una donna che è la dirigente o i dirigenti sono donne. Loro sono lì e loro chiedono che sia prima di tutto riconosciuto questo, riconosciuto, che la Chiesa riconosca questo lavoro, questa contribuzione enorme, straordinaria e anche molte volte a grandi costi, quando non a costi di vita. Tante donne sono state ammazzate per questo, come la Suor Dorothy, per esempio, che tutti conoscono. Infine, che sia riconosciuto, poi che sia di alcuna forma sia un po' più istituzionalizzato questo lavoro che fanno, che sia un po' più istituzionalizzato, affinché tengano una forma più autorevole anche di lavorare, perché hanno una certa istituzionalizzazione. È in questa direzione che vanno le richieste. Sì. E noi, i vescovi, i pastori, i missionari, tutti siamo moltissimo, veramente, tanto, tanto, tanto riconoscenti alle donne che lì lavorano. Allora, possiamo chiudere così, su questa nota sulle donne. L'incontro di oggi, io ringrazio voi giornalisti che avete partecipato all'incontro, ringrazio le loro eminenze e sua eccellenza per le parole che hanno detto e ci diamo appuntamento tra qualche giorno per l'inizio degli incontri sul sinodo e arriverà appunto tra pochi minuti vi invieremo le informazioni, alcune informazioni e documentazioni che possono essere utili sia per seguire i lavori del sinodo che ci sono arrivate e quindi trasmettiamo e poi informazioni aggiuntive sulle opere che sono qui nella sala stampa e che ci accompagneranno nei giorni del sinodo. Grazie a tutti.
Ah, per quanto riguarda le interviste, oggi in questa circostanza non ce ne sono, non saranno disponibili. Bene, sì. Mia pasta tipo là.